Stop da parte della consulta per quanto riguarda il, diciamo così, dare automaticamente il cognome del padre al figlio o alla figlia. Si va a dare finalmente, diciamo così, il via libera a mettere il cognome di entrambi i coniugi, di entrambi i genitori al figlio o alla figlia, ai rispettivi figli. Sarebbe infatti discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio la regola secondo cui il cognome del padre viene ad essere attribuito in maniera autonoma o meglio automatica proprio al figlio o ai figli. È stato stabilito di recente infatti da parte della Corte Costituzionale attraverso una sentenza secondo cui la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordati, salvo che vadano a decidere in maniera consensuale, consenziente, di un accordo di attribuire solo il cognome di uno dei due genitori. Quando non c'è un accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta però salvo l'intervento del giudice in conformità con quello che va a disporre l'attuale ordinamento giuridico, o meglio l'ordinamento giuridico. Dunque diciamo che c'è uno spiraglio, no? Nel dare i cognomi di entrambi, del padre e della madre, ai figli, e non soltanto quello del padre, come accade di recente, come accade sempre in maniera automatica. Detto ciò, grazie a tutti, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate cosa ne pensate voi, datemi le vostre opinioni. Ciao a tutti.